Ciao a tutte ragazze, allora volevo fare assolutamente questo video poiché ho visto che molte di voi mi chiedono se sia migliore il FIMO o il CERNIT, le differenze e tutto quanto. Io ve l'ho sempre spiegato che sono molto simili come materiale riguardo comunque la cottura e i colori, anche perché su per giù sono quelli. Però vi ho sempre detto che il FIMO è un po' più morbido rispetto al CERNIT. Volevo mostrarvi realmente come sono i panetti. Allora, questo qui è un panetto di Cernit, precisamente il numero rosa. Allora, io il Cernit lo taglio solamente con la taglierina. Infatti, vedete, ci stanno proprio dei tagli netti. E vedete com'è fatto? È non granuloso, però presenta comunque tutti questi porellini. Perché comunque è una pasta abbastanza dura, cioè bisogna lavorarla un pochino prima di farla ammorbidire. Se io volessi staccare un pezzo, quindi premo con le mani qui, tiro, aspettate, ecco, vedete cosa succede? Si staccano in questo modo i pezzi. Quindi secondo me è una pasta molto comoda perché non si appiccica, non diventa troppo morbida e io la uso spessissimo. Volevo soltanto farvi vedere, diciamo, la consistenza, anche se pur da un video molto difficile. Adesso prendo un panetto di Fimo, quello della vecchia versione. Io ho questo nero. Allora, vedete qui, già non presenta più questi pori che aveva il Cernit. Aspettate che lo riprendo, stacco il pezzetto che ho staccato prima. Vedete? È proprio diversa la consistenza. Questo si taglia solamente con la taglierina e vedete se io calco con le dita si fanno i solchi. Questo qui, se io calco con le dita, oltre che fare i solchi, riesco anche a staccare un pezzo, guardate. Io faccio così, vedete? Se io stacco un pezzo dal fimo, rimane liscio, non presenta pori e questo perché la pasta è molto più morbida rispetto al Cernit. Solo che il Fimo adesso è cambiato poiché è spassato alla Stadler che fa un Fimo molto morbido ed è questo qui. Io ce l'ho bianco disponibile adesso da farvelo vedere. Lo vedete come cavolo lo taglio? Io lo taglio praticamente con le mani, uso l'altra se no lo sporco tutto. Comunque io prendo un pezzettino così. Vedete, è proprio molle, rimane anche appiccicato al dito. Questo è il pezzo che ho spaccato praticamente adesso, tirandolo con le mani, è molto elastico. Quindi la differenza è questa praticamente, che il Fimo è molto morbido rispetto al Cernit, anche perché adesso è cambiata la versione. Guardate voi e poi, sperando che questo video sia utile a qualcuno, capite le differenze, vedete? Questo è più duro e questo praticamente con la mano, si modella. E nulla, al prossimo video. Ciao!